E quindi sì, con questa nuova Folk Magic Band, era il 90, 93, Corrado Onofri tornava dal Brasile, rifece questa orchestra, però con altri musicisti, ma c'erano sempre alcuni della vecchia base, anzi, diversi ce n'erano. C'era Massimo Pastorello, c'era Corrado Onofri, Giancarlo Maurino, io, c'era Fabrizio Cecca al basso e poi tanta gente nuova, c'erano musicisti molto bravi, c'era Cicci Santucci alla tromba, ai tromboni c'erano Mario Corvini e Massimo Pirone e poi c'erano tre cantanti, una era Claudia Mars, brasiliana, una era una danese che non mi ricordo il nome, lo devo leggere, non lo leggerò mai, e poi c'era Loredana Marcone che cantava pure lei e suonava il trombone anche. Beh, ha fondato Corrado Onofri, sì, insieme però cioè se ne parlava, abbiamo cominciato a chiamare la gente, l'idea ce l'ha avuta lui. Lui e Ricky Romei, un bassista che veniva da Genova e che abitava a Roma e che suonava con noi, insomma. No, lui è venuto nel 76, 75-76, sì, ha trovato questa casa e noi venivamo a trovarlo, quindi venivamo spesso, molto spesso. Quei tempi l'ospitalità era. Cioè, vi faccio un esempio. Un giorno stavamo a casa, si sente bussare alla porta. Apro, ciao, ciao. Noi siamo amici di un amico di Lillo. Lillo era un mio amico. Lillo suonava la Folk Magic Band, Lillo Guaratino. Siamo amici di un amico di Lillo. Entrate. E sono stati 3 giorni. No, poi tornavano a Calcata sempre, sono rimasti amici, uno ancora abita a Faleria, quindi. No, ma i nomi non mi ricordo bene, però. E niente. No, no. Lidia c'era durante, però non suonava in quel periodo Lidia. In un piccolo periodo ha suonato Lidia, ha suonato il trombone, però non suonava con. Oh, mi ricordo una volta si era formato un gruppo teatrale c'era Marcello del Tugurio, che c'era un ristorante qui prima che si chiamava, qua sotto proprio, che si chiamava Tugurio e lo teneva Marcello. E Marcello è proprio un oste, è uno che beve, lo regge bene, beve, è proprio un oste, però quando si parla di musica si solleva 10 centimetri da terra perché è clavicembalista, appassionato di musica barocca naturalmente. E dicevo questo perché cosa? Insomma, in certi periodi ci sono stati gruppi pure di musica medievale, musica barocca, feste però addirittura c'era la festa di primavera che si faceva una festa medievale proprio, tutta la gente mascherata, sì, i calcatesi a organizzare. No, no, quelli che stavano qui, i calcatesi di qui, quelli che ci vivevano. No! I calcatesi nel senso di quelli che vivevano a Calcata, quelli come me, quelli come noi. E bellissima, la festa medievale, bellissima, sembrava veramente di essere rientrati nel Medioevo. E con gruppi musicali, gruppi di danza, gruppi proprio gente vestita, chi da cavaliere, chi da plebeo, chi da. Insomma, molto bella. Insomma, gruppi musicali ce n'erano di tutti i tipi, però
c'era sempre gente che stava lì e cercava di fare gruppi, c'era gente magari solo dilettante o gente che era stata anche professionista, ma poi era diventata come Pino Generale, lo conosci Pino? Abita qui, e, generale soprannome chiaramente, e facemmo questo spettacolo teatrale, questo gruppo teatrale, sempre di gente che abitava qui, sempre di... E insomma in mente dice, perché non organizzate le musiche? Allora organizzammo le musiche, quanti eravamo? Eravamo 4-5, facemmo proprio lo spettacolo con la musica in diretta. Io, gente di tutti i tipi, anche gente che suonava pochissimo. Eppure su noi facemmo queste musiche, una cosa semplice era, però insomma funzionava. Spontaneo. Sì, sì. Sì, no, era spontanea, ma era pure preparata, perché abbiamo fatto proprio i pezzi adatti a... Ma lo spirito comunitario era, diciamo, quello del senso di accoglienza che raccontavi. Sì, 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 ma era così, era proprio... Poi l'hai visto, no, com'è ancora la domenica, una festa, c'è tutta gente in giro quando c'è tempo buono, e le feste di Capodanno... C'era un sacco di gente che suonava, come Emanuele Trapani che adesso sta a Mazzano, come Roberto Stanco e Cristina Mainero che adesso stanno a Faleria e suonano con me ancora, suoniamo insieme, cioè io suono con loro. C'abbiamo un gruppo di musica dell'antica Roma, e lo sai, che per fortuna c'ha un buon successo, soprattutto all'estero. Abbiamo lavorato moltissimo all'estero, in Germania, in Francia, in Svizzera, in Spagna soprattutto, ma anche in Scozia, in Irlanda, in Svezia, in Slovenia, e siamo arrivati addirittura a Singapore con la musica dell'antica Roma. Per questo sembra sempre calcata come... Sì, 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 perché... Sì, sì, sì. Era nato tutto da una persona che io conoscevo, che a un certo punto, nelle sue varie peregrinazioni, è approdato qui a Calcata, Walter Maioli, che faceva musica della preistoria e voleva fare questo gruppo di musica dell'antica Roma e mi chiamò pure a me. Io ci avevo già suonato con Maioli nel 73. A Umbria Jazz, facevamo tutto altre cose, facevamo free jazz e vabbè, poi ci eravamo persi di vista, ci siamo incontrati lì, adesso ci siamo ripersi di vista, senza commento, lasciamo stare. E quindi è cominciato pure il sodalizio con Roberto e Cristina, che sono anni ormai, insomma, da quando loro vennero a Calcata, che poi loro andarono a abitare nella stessa casa dove stavamo noi prima, sempre quella che ti ho detto sopra al gatto nero, quello con la porta rossa. E quindi esse facevano un sacco di cose, si facevano bellissimi bagni al fiume d'estate, i fuochi, insomma c'era ancora bella vita, poi molte manifestazioni del paese si facevano ancora qui, ad esempio il fuoco di Pasqua si faceva qui ancora, c'era già la chiesa su, però si usava ancora molto questa, poi mano a mano... Questo che lo facevano, questo qua? Era una tradizione antica? Sì, era una tradizione antica, facevano i paesani. Però si partecipava tutti, come Capodanno, è una tradizione che si brucia il pupazzo, no? Lo sai, si appende un pupazzo riempito proprio a quell'angolo lì, cioè c'è sta una specie di gancio in alto, e ci appendevano il pupazzo, e il pupazzo era imbottito di paglia, ma era imbottito soprattutto di mortaretti, di botti, e a Capodanno, a mezzanotte, gli davano fuoco e questo scoppiava e tutto quanto, poi gente di
sempre di gente che ci abita, non di calcadesi originari, però organizzavano, c'era uno che preparava una cofana di lenticchie, un altro che preparava un'altra cosa, un altro che offriva un po' di vino, e insomma si beveva, tutti portavano spumante, c'erano delle feste in piazza stupende. E... molto spontanee. Sì, sempre sì, così, uno che portava una cosa, uno che portava un'altra. Sì, questo alla fine degli anni 70 si faceva. Ma poi era una tradizione già precedente, eh? Quindi ancora, ti ho detto, per molte manifestazioni scendevano giù, anche quando per esempio si faceva carnevale. A carnevale si scendeva giù, e da Calcatanova scendevano giù pure, no? Con i carri e tutto quanto. No, lo facevano sia su che qua. Io per un periodo ho pure suonato nella banda di Calcata, un annetto e mezzo, e sai quelle cose tremende, qui la festa principale, ci stanno due feste come tutti i paesi, no? Una è San Corleni e San Cipriano che è a settembre, e una è il 1° gennaio, e non si dice, non si deve dire, ma qui era custodita nella chiesa, c'era una reliquia, un pezzo del prepuzio di Gesù Cristo. Ora, già era una cosa che si metteva abbastanza a tacere, perché prepuzio, capito? Era una leggenda, insomma. No, no, era vero, anche se poi bisogna vedere... Però adesso c'è una storia, insomma, delle antiche necchi, esatto. Del Sacco di Roma, voglio dire, sì. Non è documentata, però insomma esisteva questa, diciamo, leggenda. No, no, ma lo so benissimo questa leggenda, nel senso che non è una leggenda, è la verità. Allora che successe? Quando vennero i lanzichenecchi, molta gente e molte soprattutto diocesi romane davano in consegna agli ebrei le reliquie, le cose preziose, e gli ebrei le mettevano nelle cantine del ghetto, dove chiaramente i lanzichenecchi non sarebbero mai entrati. Quando poi dopo anni tornavano a riprenderle, pagando chiaramente, e qualcun altro andava a vedere, qualche altra diocesi andava a vedere se c'era avanzata qualche cosa. E questi, capirai, trovavano comunque reliquie da dargli. Sì, può darsi, questo non lo so, però diciamo che è legge, hanno delle leggende. La cosa certa è che dei prepuzzi di Gesù Cristo ce ne so. Una cosa che è attestata è che nelle prigioni, quindi del castello, c'erano, insomma, delle iscrizioni dove attestano dei lanzichenecchi sono stati, diciamo, imprigionati. Questo, diciamo, che è una cosa. Mm-hmm. Sì, però vabbè, comunque quello è comunque i prepuzzi in ghetto se ne trovavano in abbondanza, e quindi magari hanno, però la cosa importante era la teca, perché era un bel oggetto, insomma. Invece la storia della banda, insomma, come niente, la banda che era tenuta da un maestro ambizioso. E a un certo punto poi lui andò via, andò in un'altra banda, non lo so, e questo gli faceva comprare sempre cose nuove, strumenti nuovi, faceva comprare mazze, prima le mazze per i maggioretti, poi i tamburi, poi andò via. E un paesano, Algeri di Cosimo, che sarà parente pure di Giovanni, penso, Algeri di Cosimo, che era lui era cornista nella banda, non mi ricordo quale, purtroppo forse della finanza o dei carabinieri, ma una banda sinfonica, di queste, insomma, importanti, e lui si mise a dirigere sta banda,
eravamo rimasti un po' scarni, eravamo pochi, però insomma funzionava. C'era gente di tutti i tipi, Gianni alla prima tromba, che bravissimo. Gianni, non mi ricordo il cognome, la prima tromba, bravissimo. La banda del paese, del dice. Paese con strumenti riciclati, sai? No, questa no. E beh, succedevano. Forse è successo dopo. No, però. No. Una riciclata. Con cose riciclate. Vedi, la pentola. Cose fatte da noi. Franco, il domenico. Tutto a questo gancio appendono a Capodanno un pupazzo di vestito, quindi tutto vestito ripieno di paglia e di mortaretti, a cui è andato fuoco la notte di Capodanno. E qui c'è festa. Questo si trova sul dito. Fonte di ciclone. Folk appunto perché c'era pure qualche cosa di folk, c'era già dentro un po' di musica etnica, ante litteram. E questa invece, che è la seconda versione, c'è qualcosa pure su YouTube, però questo è un altro repertorio, era più su Afro-Brasile e anche Caraibi, però sempre in chiave un po' più jazzistica, con bravissimi musicisti pure qui, anzi qui erano più bravi di questi qui, anche se in mezzo a questi c'è qualcuno che è arrivato a grandissimi livelli, insomma. E erano molto giovani, soprattutto c'era un'energia forte.